sta lavorando, io questo ci tengo a sottolinearlo, l'ho detto sempre, questo non è una battaglia di una parte politica, questa è una battaglia di tutti, una battaglia del paese. Perché noi oggi abbiamo la necessità di mettere in condizioni tutte le parti del paese di poter ripartire, di poter garantire diritti uguali a tutti i cittadini e di farlo con, come ho ripetuto tante volte, con diritti e doveri. E per far questo ci vuole un grande impegno della politica, un grande impegno delle amministrazioni. Io vedo che ci sono interventi che vengono da tutte le parti politiche, perché questa è una necessità che ho messo sul tavolo. Riguarda sicuramente Napoli perché è la situazione più difficile a livello italiano, ma non è un problema solo di Napoli, è un problema di tante città, di tante comunità locali. Se noi vogliamo far ripartire il paese, dobbiamo partire dalla quotidianità, dalle necessità dei cittadini, dai loro bisogni e dare risposte concrete. Non c'è più tempo per aspettare, del resto è sotto gli occhi di tutti. Tutti ci chiedono più servizi, più qualità della vita, più diritti e noi abbiamo il dovere di portare avanti questa battaglia. Sindaco Di Maio ha dato una deadline, ha dato dei tempi, ha detto la prossima settimana è quella decisiva. L'ha detto anche Baretta, ha detto sostanzialmente quello che dice Gaetano, lo sposiamo in pieno, sappia che il governo è con lui e qualsiasi richiesta farà noi la prenderemo in considerazione. Detto tutto ciò, ti fidi che per la prossima settimana Io, si possa diciamo, io arrivare parto sempre dal. Allora, a una io soluzione? penso che l'interesse di tutti sia quello di dare delle risposte ai cittadini, non al sindaco Manfredi o Certo, sì. un altro sindaco. I nostri interlocutori sono i cittadini e credo c'è un impegno della politica, c'è un impegno del governo che ho toccato con mano per lavorare a una soluzione che dia delle risposte concrete, quindi io sono fiducioso che alla fine si troverà la soluzione migliore.